giugno 2020, un saluto a tutti gli amici di City Report. Siamo tornati al mercato comunale del QT8 e andiamo a vedere cosa succede, perché a 2 anni dalla nostra precedente visita ci hanno detto che la situazione non è migliorata, anzi. Andiamo. Questo è quello che è diventato il bagno pubblico del mercato comunale del QT8. Vi ricordo che siamo vicino a una chiesa, in un quartiere molto bello e caratteristico. E proseguiamo. Ed eccoci. Questi sono i nuovi giacigli che sono stati fatti spaccando i vetri. Guardate, i vetri li vedete per terra. Inquadra proprio per terra i vetri. E qui potete vedere tutta l'oggettistica, le coperte di queste persone che hanno deciso di venire a vivere qua dentro. Ricordo che siamo in un periodo post-Covid-19, giugno 2020, e siamo dentro al mercato del QT8. Guardate i vetri, possiamo anche uscire, credo che abbiamo visto tutto. Ringrazio Paolo Rusconi delle immagini. Dittatura del buonismo, si dice in questa sera cinesca vergata con lo spray nero. Qui tutto intorno, fortunatamente non sentite l'odore, c'è feci e urine, ma guardate i senza tetto di Milano, le persone senza fissa di dimora di Milano, come hanno passato il periodo Covid. Questo è il retro del mercato comunale, qui c'è il parco giochi dei bambini. Coperte, maglioni anche da donna, guarda. Incredibile. Questo è un altro sotterraneo che viene usato per defecarci, eccetera. Proseguiamo, cari amici, questo tour di questa favela alle spalle di un quartiere elegante come il QT8, il mercato comunale del comune di Milano. Guardate dove si stendono i panni, ma soprattutto dove si nascondono le scarpe per non farsele rubare, quelle che non si usano. Un sacco chiuso, lasciamolo chiuso te. E siamo al terzo pernotto, solamente nella parte di dietro, ogni pernotto ci sono 2 persone e andiamo avanti. Come potete vedere, guardate, erba alta, immondizia, insomma, diciamo che tutto è meno che un luogo sicuro, pulito. Scusami, quella rossa lì che cos'è? C'è nascosta roba dappertutto, cari amici, c'è nascosta roba veramente dappertutto. Grazie a Fran Diamond che sta facendo le immagini con la bodycam. Guardate, pezzi di cartelli stradali, bottiglie, bastoni.
E arriviamo qui in un momento in cui addirittura ci sono i ghiacci aperti, guardate. Le porte sotto sono aperte, pericolosissima. Non c'è un cartello di divieto d'ingresso per i bambini che vanno a giocare al parco, non c'è nessun segnale, ma vi sembra una cosa normale questa? Proseguiamo ancora. E questa qua non è da poco che è qui, guarda qua, c'è addirittura un preservativo dentro, guarda. Preservativo, foglie. Proseguiamo il nostro giro. Anche questa grata è molto pericolosa, guardate come è sollevata da terra. E per ricordarci dove siamo, soprattutto che sono riprese anche le attività economiche, quelle normali, questa è l'insegna del mercato comunale. Scala lato sinistro, sempre del QT8 Mercato Comunale di Milano, abbandonato, anzi vissuto forse più del solito. Scendiamo, giugno 2020. QT8, siamo sotto il mercato comunale e questa è la struttura che abbiamo trovato aperta le ultime volte e che pensate che dopo 2 anni sia stata messa in sicurezza? Forse sì, forse no, per ora è aperta. Andiamola a vedere. Come potete vedere siamo in ingresso, guardate, hanno sradicato la grata, hanno messo qui dei sassi per fare da gradino e adesso entriamo e vi facciamo vedere cosa c'è. We'll be right back.
piano. Cari amici, come avete potuto vedere, siamo al mercato del QT8 nella parte di sotto. Qual è la parte di sotto? Quella dove ci sono anche i giovani ragazzi, i bambini che vengono a giocare, e in questo periodo post-Covid chiaramente i parchi sono pieni. Questa è la struttura che accinge tutto il parco, veramente una porcheria incredibile, ma non è finita qui. Andiamo. Siamo nella parte sotterranea del mercato di QT8, quella che dà sul parco. Siamo circa sul centro della struttura. Come potete vedere, anche qui le inferriate sono state manomesse. Hanno tenuto per ora, quindi diciamo che va bene. Però questo denota un'altra cosa, che manca sempre quel controllo umano delle persone che vengono a verificare le situazioni, che diciamo che sono il vero problema della sicurezza degli immobili abbandonati e dei quartieri a Milano. Andiamo avanti. Proseguendo, vi abbiamo già fatto vedere il tutto, siamo ritornati perché ci siamo accorti che ci sono un sacco di armi artigianali in giro, bastoni di ferro, avete visto, falcetti, guardate che qua. Escludendo le bottiglie che abbiamo trovato qui, E poi tutte queste scritte, insomma, la base di uno Stato sociale è la giustizia sociale, ma ammazzati, insomma, c'è anche un contrasto tra quelli che scrivono i rossi e i neri. Ma andiamo avanti. Proseguiamo, siamo nel lato est del mercato comune del QT8, come vedete da fuori sembrerebbe tutto a posto, vedete la strada eccetera, ma noi che abbiamo l'occhio lungo e vediamo tutto, ops, ed ecco una matrimoniale, signor Paolo Rusconi, cameraman delle nostre puntate. Questo attrezzino qui non ci piace molto all'ingresso, sembra molto un'arma, quindi buttiamo via. Possiamo richiudere le porte qui del motel QT8, guardate. Beh, che dire, senza parole. Andiamo a vedere l'altra serratura dall'altra parte. Proseguiamo, andiamo a vedere la porta dove eravamo stati all'interno l'ultima volta. Vi ricordo che
Questo era il lucchetto che era stato messo, era stato tagliato questo pezzo e si accedeva, anche se da fuori sembrava chiuso. Mercato comunale Cutiotto di Esernia, apparentemente tutto chiuso, in realtà guardate, è solo una finzione e possiamo entrare. Stavolta pare che la messa a sicurezza abbia tenuto, c'è questo lucchetto, è chiuso, quindi noi in questo momento pensiamo di fermarci qui, vi abbiamo già fatto vedere comunque diverse situazioni che sicuramente rendono questo posto insicuro, pericoloso, assediato da persone che non si sa bene cosa facciano in questo luogo, e quindi chiediamo alle autorità di prendere provvedimenti, ma di farlo seriamente, non solo un allarme, non solo una chiusura, mandare una persona, una pattuglia, ogni tanto a fare un controllo delle proprietà, soprattutto del Comune di Milano, che risultano essere sfitte, abbandonate, e questa è abbandonata da innumerevoli anni. Direi che possiamo chiudere qui, invito il nostro amico Friend Diamond, buonasera a tutti, che partecipa sempre con noi alle nostre puntate, rapper impegnato sul sociale milanese, avete visto pochi giorni fa la promo della sua casa di distribuzione, News Promotion, e l'album si chiama EP0, che potete trovare su tutti i digital store, tra cui Amazon, Deezer e via dicendo. Quindi vi diciamo, supportate la musica libera e i ragazzi impegnati sul territorio. Il rap non è solo quella roba che vi fanno vedere, c'è anche ben altro, o sbaglio? No, assolutamente. Gli argomenti sociali sono proprio fondamentali per il rap. Quindi vedere queste situazioni aiuta, ispira anche a fare canzoni con un minimo di conoscenza di quello di cui si parla. Ecco. Va bene. Per oggi quindi è tutto, dal QT8 di Milano vi salutiamo, insieme a Paolo Rusconi, che vedrete nelle immagini riprese dalla bodycam del nostro amico Frank. Alla prossima, seguiteci e mi raccomando, non dimentichiamoci del QT8. Cari amici di City Report, come avete potuto vedere nel filmato che abbiamo girato qualche giorno fa, la situazione del mercato comunale del QT8 di via Esernia non è per nulla migliorata, anzi, a dir la verità, ora è più pericoloso per quelle grate che avete visto che vengono aperte per essere utilizzate come nuovo ingresso nella struttura sotterranea e in quella superiore. Simone, anche tu hai visto il filmato, sei l'unico che ha presentato una interrogazione per questa situazione a cui avevamo avuto anche delle risposte, ma che è successo? Ma sì, Tullio, guarda, io vi ringrazio innanzitutto perché ho visto il video, siete stati gli unici a dare un aggiornamento a giugno 2020, oserei dire, e sorvolando su questa interruzione dei lavori per il Covid, tutto questo periodo che c'è stato di isolamento per tutti quanti, mi spiace dover constatare che la situazione non è cambiata presso l'ex mercato di via Esernia. Io presentai un'interrogazione, questo è vero, ma a gennaio 2018, in cui c'era una progettualità in corso che sta prendendo i suoi tempi, no? Tenete presente che noi abbiamo fatto il primo sopralluogo nel giugno 2017, quindi il primo anno di consiliatura. Io faccio parte sia della commissione cultura che urbanistica, siamo andati a visitare l'area. Ricordo. Che è destinata a diventare la nuova sede del CASBA, cioè Centro Alti Studi sulle Arti Visive, per chi non conoscesse questa sigla, che è un archivio fotografico molto interessante, artistico e ingegneristico, sulle innovazioni che hanno coinvolto Milano, tra cui QT8, che è stato un quartiere che ha vissuto un grande cambiamento. Quella è la nuova sede, identificata dal Comune insieme a Fondazione Triennale e insieme al CASBA e il Politecnico. Peccato che a fronte di tanta progettualità vedo che l'area è conciata malissimo. Nel 2017 c'erano chiari segni di occupazione abusiva e l'amministrazione, dopo la nostra interrogazione del 2018, ci ha rassicurato che sarebbe stata sgomberata l'area, ripulita, e poi la progettualità stava prendendo piede grazie a uno stanziamento di 4.180.000 euro per il piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020, quindi adesso dovrebbe essere proprio nella parte conclusiva di questo piano triennale, però siamo ancora punto a capo da quanto vedo, perché la progettualità fa il suo corso e va bene. Ma ciò nonostante non bisogna lasciare. Simone, ti faccio una domanda da cittadino, magari che ignora certe situazioni. Ma certo, quando ti viene affidata una proprietà anche per la progettualità, non deve essere sgombera di persone e cose? Assolutamente. Di solito funziona così nel mondo, diciamo, civile. Come mai qui invece non si fa mai col Comune di Milano? Col Comune
di Milano, guarda, abbiamo avuto le risposte più comiche anche durante il periodo di Covid, perché è terribile. Le forze dell'ordine erano di meno e sono state anche soggette a turnazione interna, quindi meno presidio del territorio, meno controllo e quindi più possibilità di occupazione, tra l'altro in una situazione di pandemia. Questo è assurdo. Ma come hai visto anche tu, che avete documentato, Tullio, sei stato l'unico nel municipio 8 a far emergere tante situazioni così, dall'ex Falasharp, che era il caso più eclatante, a questo caso del CASBA, o ex sede del mercato, io veramente sono disarmato come il comune non abbia tenuto conto di questa situazione, perché nel frattempo che la progettualità va avanti, cioè nonostante va delimitata l'area, perché le persone si possono fare anche male oltretutto, non solo occupare abusivamente, ma come ci avete mostrato voi nel servizio, ci sono delle zone che sono pericolose, aperte, con materiali poi appunto di rifiuto. E, insomma, è una situazione malsana, veramente. Sì, fra l'altro anche le persone che ci sono dentro, ti posso dire che, come avrai ben visto, a poco gli interessa della vita altrui. Non sono solamente persone che sono dei senza tetto, sono proprio persone a cui non frega nulla di nessuno, e quindi non pensano che c'è a fianco a loro appunto un parco giochi per i bambini, e che molti bambini rischiano di farsi anche del male. Infatti c'è il bellissimo parco adiacente, che è ovvio che non è rassicurante avere una struttura occupata abusivamente con dei soggetti non identificati, con delle intenzioni che non conosciamo. È sempre un piacere parlare con te, e io in questo momento ti ringrazio. Ci vediamo alla prossima. Grazie a te, Tullio, grazie a voi, buona continuazione e buon lavoro. A prestissimo. Grazie Simone, ciao.